Al piano serra della villa, nelle sale di rappresentanza dove Vittorio Emanuele II e la moglie morganatica Rosa Vercellana ricevevano i loro ospiti, la curiosa porta nella sala della musica introduce allo studio del re. All'apparenza è una porta bianca, un po' scardinata e pendente verso destra, decorata con festoni e rifiniture in oro. Tuttavia, se osservate meglio, vedrete che non ha i tipici cardini. L'infisso, infatti, poggia su se stesso per restare aperto e chiudersi da solo senza sbattere, ma soprattutto per non toccare terra e non rovinare così i preziosi tappeti che coprivano il pavimento. La porta gira su un particolare cardine, detto ganghero, restando così sollevata e per questo è detta anche porta volante. La maniglia, come altre presenti in villa, è invece decorata col monogramma del sovrano, VE, Vittorio Emanuele II. Questo tipo di porta, già utilizzata in Piemonte, arrivò da Torino a Petraia per volere della bella Rosina, negli anni di Firenze Capitale e dei soggiorni della coppia in villa, tra il 1865 e il 1872. Anche le persiane delle finestre al piano terra, che affaccia sul giardino, rappresentano un piccolo capolavoro di ingegneria, opera di maestri artigiani. Realizzate al tempo dei Savoia, sono state progettate per potersi aprire e chiudere dall'interno, lasciando il vetro delle finestre esternamente, data la presenza delle grate metalliche più antiche. Il movimento delle ante è così assicurato da un perno, che consente di farle ruotare su se stesse e appoggiarle ai lati delle pareti. Le deliziose maniglie, che riproducono motivi naturalistici, danno agli infissi un tocco di eleganza.